Assolutamente sì, speravamo di partire in maniera diversa, di poter fare punti in entrambe le partite. Sicuramente c'è stata una crescita perché la partita contro l'Inter, secondo me, abbiamo fatto una partita importante, poi potevamo fare punti, era aperta secondo me ad ogni risultato. Purtroppo non è andata come speravamo, ma come ho detto, siamo in crescita, stiamo lavorando per crescere, per amalgamarci, per essere sempre, insomma, per migliorarci sempre, quindi sicuramente saremo, credo, ma sono convinto che saremo pronti per la prossima partita per partire finalmente come vogliamo. Possiamo dire che il Parma inizia il vero campionato del Cagliari, dopo il rodaggio. Sì, esatto, bisogna assolutamente, insomma, cambiare un po' questo andamento, perché insomma, c'è bisogno di punti, quindi fa male aver perso. Non l'abbiamo affrontato sicuramente nei migliori modi, ma come già detto può capitare, è stata una partita sbagliata, la prima partita del campionato, quindi sempre un po' un rebus, e purtroppo ci è andata male, ma secondo me ci siamo subito rifatte contro l'Inter, non è arrivato il risultato, però la risposta c'è stata. L'inizio di stagione è stato da capitano, però un po' di critiche a volte sia dal reparto difensivo, a volte anche proprio per te. Come l'hai vissuto? No, ma a volte capitano, non sempre possono essere condivise, ma io lavoro per poter convincere tutti i giorni, se non l'ho già fatto, chiunque insomma, abbia dei dubbi nei miei confronti, ma penso di do sempre il massimo, non mi risparmio mai. Poi ci può essere la giornata negativa, come ci può essere per chiunque, quindi penso che ci possa stare, e credo che chi mi conosce, chi ha imparato a conoscermi, sa quanto ci tengo, quanto impegno io ci possa mettere, quindi l'importante è che non venga mai messo in dubbio questo. Difesa a 3 o difesa a 4? Ma siamo pronti a entrambe le soluzioni, abbiamo preparato entrambi fin dall'inizio del ritiro, quindi non ci fa alcuna differenza, sarà solamente il mister a scegliere in base alle esigenze della partita. Dove ti trovi meglio? Ma io mi trovo bene veramente in entrambe le difese, ho giocato molto sia con un modo che con un altro, quindi non mi fa alcuna differenza. Parma te mette qualcuno? Jorginho, Blazer? Ma li conosciamo, sono una squadra dell'anno scorso, una squadra molto ostica, l'abbiamo affrontata l'anno scorso e sappiamo le difficoltà che si possono incontrare, quindi non sarà assolutamente una partita facile, però noi l'affronteremo veramente agguerriti, perché abbiamo bisogno, come detto prima, di dare una svolta.